Eccoci qua, ben trovato ad Emanuele Palmieri, formatore e scrittore. Ciao! Ciao Beatrice, è sempre un piacere essere qui sul tuo canale. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, con Emanuele Palmieri oggi facciamo una bella chiacchierata cercando di capire e soprattutto di chiarire una volta per tutte che cos'è la dissonanza cognitiva. Questo è un modo di dire, anche se vogliamo, oltre che una definizione, che viene spalmato qua e là. Quindi, quando c'è qualcuno che secondo noi non fa delle cose consone o comunque, diciamo, per noi che ci sembrano abituali e normali, noi lo additiamo di soffrire di dissonanza cognitiva. Ma in realtà, che cos'è? Partiamo dalla consonanza, immagino. Sì, perché per poter spiegare che cos'è la dissonanza bisogna partire dalla consonanza, che è uno stato, tra virgolette, anche se detesto la parola, però bisogna dirlo, uno stato normale delle cose. Guarda, io già alzo il dito per dirti che dietro di te Sì. c'è il tuo gatto che sta devastando la tua scenografia, ma lo accogliamo sempre con grande piacere perché mi fa simpatia quando arrivano i miei ospiti con il gatto appresso. Fallo venire avanti se vuole, senza problemi. Ah, ok, dottore, ha delle manie di protagonismo assurde. Come vedete che accendo la webcam, si presenta in prima fila. Comunque, Fantastico. il discorso è questo, che appunto sta diventando quasi un modo di dire, di apostrofare le persone, stai in dissonanza cognitiva. Mentre la dissonanza cognitiva è un attimo, è un istante di scelta. Vediamo perché. Normalmente le persone, quando hanno uno stato normale, hanno una loro visione del mondo, hanno proprio una vera e propria creazione di un mondo interiore, che viene filtrato attraverso la consapevolezza nell'immagine che noi abbiamo del mondo esteriore. Quindi noi, attraverso la consapevolezza, apprendiamo una parte di quello che noi vediamo del mondo e la introiettiamo dentro di noi, andandola ad interpretare attraverso il filtro della nostra consapevolezza. In quel caso, quello che noi vediamo e quello che noi crediamo vanno ad essere la stessa cosa. E quindi noi abbiamo una affermazione delle nostre convinzioni e delle nostre credenze. In quel caso si parla appunto di consonanza cognitiva, perché quello che prendiamo dal mondo esterno e il nostro mondo interiore sono perfettamente consonanti tra di loro. Può succedere che per vari motivi, guarda, la dissonanza cognitiva si applica ai modelli più disparati, poi magari dopo ti farò qualche esempio. Ho preparato una slide che appunto si rifà al mondo della comunicazione, siamo nella fabbrica della comunicazione, per cui a quello mi sono rifatto. Con questo esempio qui, noi abbiamo il mondo esterno, poi c'è un filtro, che è il filtro mediatico, poi arriva la nostra consapevolezza e la nostra consapevolezza va a creare una proiezione all'interno del mondo interiore. In questo caso però, che cosa abbiamo? Vedi, l'alone che circonda il mondo è di un colore diverso da quello che circonda il mondo interiore, perché c'è appunto una dissonanza tra quello che vediamo, quello che ci viene detto e quelle che sono le nostre credenze, quello che è anche la logica di un certo tipo di discorso. Quindi in quel caso si crea in noi uno squilibrio, ossia uno stato di dissonanza cognitiva, in cui quello che noi abbiamo dentro è diverso da quello che vediamo fuori. Per sua natura, la nostra emotività tende ad andare all'equilibrio, per cui per forza di cose quella bilancia che in questo momento è una dissonanza cognitiva è sbilanciata, deve essere riportata in pari. Ora noi abbiamo tre modi di poter agire: cambiare il nostro mondo interiore, che è un qualcosa di complicatissimo, perché su quello, sulla nostra self-efficacy, si basa proprio quello che noi siamo, per cui è la parte più difficile. Potremmo provare a cambiare il mondo. Tanti ci hanno provato, ma con scarsi risultati. Oppure la terza soluzione è quella di modificare quella che è la nostra percezione, la nostra consapevolezza. Per cui potremmo fare, nel caso contrario, una modifica a quello che è il filtro mediatico. E guarda, ti sto parlando di una cosa che vediamo tutti i giorni. Quindi persone che riescono ad assottigliare la loro consapevolezza e pensare che rosso sia uguale a giallo, oppure delle persone che vedono che rosso è diverso da giallo, per cui si scagliano contro il filtro che ha dato loro l'informazione. Accade praticamente tutti i giorni. Quindi abbiamo queste due categorie di persone, quelle che vanno ad assottigliare la loro consapevolezza e prendono per buono tutto, e quelli che invece, diciamo, si scagliano contro
questo filtro. E questo nel mondo della comunicazione, prego. Certo, ma naturalmente quando tu prima dicevi, no, ci sono delle ipotesi, le tre ipotesi, provare a cambiare noi stessi. Qualche volta, soprattutto nei corsi di formazione, tu questo è un mestiere che fai anche da parecchio tempo, si dice se vuoi cambiare qualcosa devi prima cambiare tu, come se fosse in realtà semplicissimo riuscire a cambiare carattere dopo aver raggiunto già la maggiore età o addirittura da ancora più adulti, oppure cercare di, come dire, modificare parti di sé, delle proprie abitudini. Insomma, in questo senso si può veramente ancora riuscire in questo cambiamento o è pura utopia? Si può riuscire ovviamente, altrimenti non avrei continuato a esercitare questa professione, perché, vedendo che magari non c'erano risultati. Invece i risultati ci sono. Occorre ovviamente attuare un processo inverso, ossia effettuare una espansione di consapevolezza e ad andare ad abbattere alcune di quelle che sono le nostre credenze e convinzioni che si trovano dentro di noi e che magari sono delle convinzioni che, come si dice in gergo tecnico, sono depotenzianti. Ci Sì. sono delle, ad esempio, se io fossi convinto che i gatti neri portino sfortuna quando attraversano la strada, ci sono persone che hanno avuto magari delle grandi modificazioni anche nel corso della loro vita, non sapendolo, magari lo sanno anche, in base a quella credenza, che potremmo sfatare molto facilmente. Ho detto quella perché è la prima che mi è venuta in mente. Non perché hai Tante un gatto in mano. superstizioni. No, poi tra l'altro è solo per metà nero, per cui non lo faccio attraversare quando vuole, prego. Certo, no, ma il discorso è molto semplice, cioè in realtà noi dovremmo forse essere più razionali quando compiamo le nostre scelte, oppure avere un sentire diverso e che magari deriva, che ne so, da un ampliamento culturale, dal fatto di aver dedicato del tempo a degli studi particolari, dell'esserci dedicati, che ne so, per esempio alla spiritualità. Ma guarda, a volte questo avviene anche per caso, perché magari le persone si trovano di fronte a determinate cose che semplicemente non avevano mai considerato. Ad esempio, all'interno dei miei corsi, una pratica che faccio fare spesso alle persone è: cambia una piccola abitudine della tua vita. Prendi il caffè con lo zucchero, prendilo senza. Lo prendi sempre senza, provalo con lo zucchero. Cioè, fare un cambiamento che ti dia la certezza che comunque, anche cambiando qualcosa, il mondo continuerà a girare, perché poi, ecco, siamo veramente dei fili d'erba, per cui l'importante poi è vivere noi in armonia con tutto quanto il prato. Per cui certo ci sono dei percorsi che chiaramente facilitano questa espansione di consapevolezza, però a volte basta semplicemente, ecco, applicare un po' di logica e un po' di osservazione. Molto spesso noi non osserviamo, e questo accade in special modo nel caso dei media. Ricordo tantissime foto celebri che vengono utilizzate proprio in fase di coaching. Ad esempio, ricordo un'immagine del Pentagono con mezza parete sventrata e un libro ben aperto e neanche lievemente bruciacchiato laddove ci si fosse schiantato un 727. Quindi quello è chiaramente un qualcosa che io posso vedere, constatare con i miei occhi, come tante altre immagini, zone che si dicono bombardate, invece non c'è una finestra che abbia neanche un vetro rotto. Quelle sono cose che noi possiamo tranquillamente vedere senza bisogno di fare qualsiasi tipo di percorso, ma siamo poco abituati ad osservare e soprattutto a ascoltare bene quello che ci viene detto. Sì, infatti tu hai proprio detto adesso, siamo poco abituati ad osservare, siamo poco abituati ad ascoltare, magari parliamo di più di quanto ascoltiamo in verità, ma tutto questo secondo te da che cosa trae origine? Perché va bene, come dire, colpevolizzare i media che ci imbambolano con un certo tipo di propaganda, però è anche vero che un po' di responsabilità ce la dobbiamo prendere noi, quindi da dove dovremmo partire? Sempre da noi. Io sono ovviamente un sostenitore del dito puntato sempre contro se stessi, in primis, comunque. Quindi dovremmo fare questo piccolo gesto di autocritica e veramente espandere la nostra consapevolezza e dire: sono concausa di tutto. Per riuscire, per esempio, a comprendere meglio questo tipo di meccanismi, ci sono dei percorsi da fare, delle letture da consigliare, degli studiosi ai quali approcciarsi?
Ma guarda, in questo caso faccio un attimino l'automarchetta, sicuramente magari leggere i miei volumi potrebbe essere qualcosa di utile, sia la sì. Magia interiore che il demone alieno. Ma secondo me, a parte qualcuno che poi veramente è un venditore di fumo, e non ce ne sono moltissimi in verità, qualsiasi ricercatore che abbia veramente speso del tempo, speso dell'impegno nel creare uno studio può andare bene, perché l'importante è l'approccio all'apertura della consapevolezza e soprattutto non fossilizzarsi su una sola visione, perché come spesso dico, tutti noi che facciamo della ricerca per la conoscenza stiamo scalando la stessa montagna, lo facciamo da versanti differenti, quindi ecco, guardare, osservare e prendere più punti di vista, perché ognuno ha il suo punto di vista e ognuno ha una piccola briciolina di verità. È anche vero che oggi noi siamo molto critici nei confronti di chiunque, quindi sia che si stia da un versante che dall'altro, siamo sempre pronti invece a puntare il dito contro gli altri, contro coloro che non riteniamo credibili, ma anche in generale, insomma, diciamo così, diamo poca speranza, poca fiducia agli altri. E non solo, a volte è il caso contrario, che ne diamo troppa, perché comunque c'è sempre quel desiderio di demandare, di delegare, di dare agli altri la responsabilità di quello che succede e comunque buttarsi a corpo morto da una parte e dall'altra, perché abbiamo in comune la paura, abbiamo in comune una avversione sociale, mentre da una parte c'è l'adattamento sociale, dall'altra parte abbiamo un'avversione verso quello che è il sistema sociale, abbiamo la ripetizione. E quindi anche in questo caso bisogna andare a dare le responsabilità un po' ovunque. Io lo sto dicendo da mesi, ho praticamente il 90% dei miei amici fanno parte di quella che normalmente viene chiamata la controinformazione, anche se io preferisco chiamarla informazione. Sì. Però mi accorgo che vengono usati dei metodi, quindi la ripetizione, la paura, l'accettazione del gruppo, l'accettazione sociale, che sono gli stessi metodi che vengono usati da quello che dovrebbe essere un fronte opposto. Per cui anche lì bisognerebbe fare una bella analisi dei fatti e soprattutto guardare i fatti e farsi sempre comunque una propria idea. Quello sì. È l'unico modo per espandere la consapevolezza. Sì, sì, noi ne abbiamo parlato tante volte, no, Emanuele, anche magari in altri incontri, in altre interviste dove ci siamo trovati insieme e d'accordo sul fatto che comunque i media con la loro propaganda e il loro modo manipolativo di agire sulla massa chiaramente forniscono delle visioni completamente falsate della realtà. Però volevo chiederti, invece di dare sempre sì. Il solito suggerimento di spegni la televisione, spegni la radio, non comprarti il giornale, c'è un altro modo in cui tu puoi guardare la televisione, ascoltare la radio e leggere un giornale senza restarne travolto? Assolutamente sì, hai detto benissimo. Cioè, invece di spegnerla, guardatela meglio, osservate, ascoltate, notate i dettagli, i particolari. E rendetevi conto soprattutto che un uso che viene fatto quasi maniacale è quello del fattore emotivo, mentre comunque dare una notizia significa dare una notizia, dire che cosa è successo, come è successo e quando è successo. Cioè sono dati. Già vedere in una notizia che viene calcato fortemente l'accento sul fattore emotivo già è un ampio sintomo che ci sia qualcosa che non va. Ci sono notizie e notizie, è vero, chiaro che se io sto commemorando, non lo so, la scomparsa di Ayrton Senna, per dirne una, chiaramente andrò a fare leva sul fattore emotivo, ma quando sto parlando di fatti reali, di cronaca, specialmente quella contemporanea, dovrei esimermi un attimino da mettere il fattore emotivo e dare semplicemente quello oggettivo. Quindi questo potrebbe essere un suggerimento, soprattutto ascoltare, perché vedi, un fattore che ci frena, sai qual è? Che molto spesso i notiziari maggiori vengono dati ore pasti, sì. Per cui noi la notizia la ascoltiamo ma non riusciamo a vedere, perché magari quando passa un dettaglio che ci farebbe capire dove sta un filino di verità stiamo affettando il panno e ci stiamo versando l'acqua, sì. Per cui anche quello è un fatto molto importante, quindi magari o cambiate le ore dei pasti oppure guardate i notiziari in orari differenti ma con maggiore attenzione, con la voglia di capire informazioni.
Bene, grazie, grazie per essere stato con me, grazie peraltro di averci ricordato i tuoi due libri perché aiutano anche a una crescita, a una consapevolezza, anche a una conoscenza di se stessi e naturalmente spero di ritrovarti prestissimo. Grazie ad Emanuele Palmieri. Quando vuoi, Beatrice, è sempre un piacere. Un saluto a te e ai tuoi ascoltatori. Segui il mio canale YouTube e il blog sul sito Fabbrica della Comunicazione, anche su Telegram. Iscriviti alla newsletter per non perdere tutti gli aggiornamenti. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.